Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Come state? Tutto bene? Ok. Allora, aspettiamo via via di vedere quanti di voi si connettono. Benvenuti di nuovo al mercoledì del Pilates Fit Evolution. Via via vediamo quanti di voi si connettono, magari mi date un feedback sull'audio. Ok, sempre. Allora, mentre aspettiamo via via di un po' di connessioni, buongiorno a tutti. Spero che stiate bene, una bella giornata oggi. Dopo un po' di pioggia abbiamo un po' più di sole. Allora, come anticipato, non dovreste vedere scritto nel tag, nella didascalia, Pilates Stamani verte un pochino di più sulla mobilità, ok? Quindi andiamo un po' più su movimenti ampi che prediligeranno più che la forza, un po' più l'aspetto della mobilità, ok? Buongiorno, ok? Abbiamo ancora 5 minuti prima di cominciare. Quello che ci serve stamani, tappetino, ok? Facciamo entrare un po' più di luce, visto che c'è, perché non fluirne. Ok? Spero state bene. Allora, come di consueto, la parte iniziale sarà caratterizzata da un warm-up in piedi. Noi andremo a lavorare sulle attivazioni, un po' di risveglio muscolare e articolare. Poi via via andremo a procedere nella direzione della mobilità, ok? Quindi, chiaramente, le due qualità sono intersecate. Normalmente nessuna esclude l'altra, però oggi ci dedichiamo in maniera un po' più specifica proprio all'aspetto della mobilità articolare, ok? Quindi il riscaldamento sarà suddiviso in due parti, la prima parte in piedi, poi la seconda parte a terra, e da terra cominceremo tutta la sequenza di esercizi, ok? Abbiamo ancora circa un paio di minuti prima di cominciare. Ancora una volta facendo un recap di quello che ci serve. Non ci serve nient'altro se non un tappetino, ok? Il tappetino che usate normalmente per tutto quello che riguarda l'aspetto dei lavori olistici, Pilates, yoga, così come anche appunto quando in altri contesti si deve lavorare a terra, ok? Per proteggere bene, non sovraccaricare troppo su tutti i vari sulle articolazioni, ok? Bene, procuratevi anche una scivolamano quando avreste bisogno, stando a terra, di appoggiare la nuca e riallineare le curve, quindi lavorare in fisiologia, questo come sempre, per quello che riguarda l'aspetto del rapporto tra curva cervicale e curva toracica, ok? Quindi se ci fosse una tendenza alla lordosi, all'iperlordosi cervicale, quasi sempre annessa a una lieve ipercefosi del torace posteriore, allora io appoggerò la nuca su uno spessore per equilibrare, questo in caso di permanenze un po' più lunghe con la schiena a terra, ok? Allora, un paio di minuti ancora e poi direi che possiamo cominciare, ok? Cominceremo in piedi e andremo a fare un po' di manovre specifiche per cominciare in piedi sulle caviglie, ok? Quando verremo a terra invece passeremo alle spalle, quindi elementi proprio opposti, ok? Pensati distalmente, prima caviglie, in piedi, poi spalle, quando saremo a terra, ok?
Grazie, pochi secondi e cominciamo. Allora, le due manovre di risveglio delle caviglie saranno prima in piedi e poi non a terra, ma andremo sul tappetino in modo che puoi farlo vedere. Ok? Ci siamo? Vediamo i piedi. Allora, adesso mi vai a collocare i piedi sotto le anche, ok? Quindi la distanza tra un piede e l'altro corrisponde alla distanza che hai tra un'anca e l'altra. E molto semplicemente, respirando, mi vai a sollevare e abbassare i talloni un po' di volte. Inspiro, sollevo, espiro, abbasso, ok? Inspiro, sollevo, espiro, abbasso, ok? Cominciamo a centrare bene la parte anteriore del piede, l'avampiede ben disteso, ben l'appoggio degli alluci, inspiro ed espiro, abbasso, ok? Continuo, salgo e scendo, ancora vado su, scendo giù, salgo ancora, scendo ancora, due volte ancora, su e giù, uno ancora, su e giù. Perfetto, adesso guarda un attimo la gamba destra, ok? Piede, la gamba, il piede, tutta la parte interiore del piede ben premuto a terra. Io vado a ruotare la gamba dall'anca, ma il mio piede rimane dritto a terra, ok? Faccio un po' di manovra in questo modo. Ginocchio, quindi l'anca ruota verso l'esterno, ma il piede spinge a terra, la punta del piede spinge a terra, ok? Un po' di volte in questo modo. Ok, qualche altra ripetizione. Il piede non si muove, non fa questo, il piede è fermo. Quindi la mia rotazione all'esterno non è così elevata, ok? È accennata. Ancora due. Uno ancora. E abbasso il pallone a terra, ok? Adesso procedi con l'altra gamba. Prego. Premo bene con la punta del piede a terra, ruoto e ritorno. La punta del piede rimane a terra, ruoto e ritorno. Ok? Vado e torno. Vado, torno. Verso l'esterno, come hai fatto con l'altra gamba prima. Ok? Mantieni lo stesso tipo di atteggiamento, di movimento. Verifica se l'ampiezza magari è diversa, potrebbe essere diversa. Ok? Vado. Va, ancora due, uno ed abbasso, ok? Muovo un po' le dita dei piedi. Allora, riparto sollevando, abbassando i talloni, quattro volte, tre, due, ok? Uno. Allora, chiudiamo la parte in piedi in questo modo, alternando il movimento. Una specie di camminata sul posto, ok? Rollando bene il piede, ok? Mantenendo le ginocchia in asse, allineate con le caviglie e con le anche, senza oscillare. Quindi in questo modo anche un po' il ruolo dei muscoli addominali, come stabilizzatori, ok? Comincia a entrare in gioco. La mia colonna dritta, ok? Come se avessi un filo che mi sostiene dalla sommità del capo fino al soffitto. Muovo ancora un po' di volte, ok? Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Ok, perfetto. Allora, bene. Allora, il passaggio intermedio prima di venire a terra me lo fai sul tappetino, ok? Guardami cosa farai. Questo è un tipo di atteggiamento che prende due distretti diversi. La caviglia che andiamo a mobilizzare sul piano sagittale, sul proprio piano sagittale, ok? E la parte interna della gamba opposta, gli adduttori, principalmente gli adduttori brevi. Cosa farai? Allora, guarda, ok? Piede destro, quindi la gamba rotata.
l'altro ginocchio, il ginocchio sinistro a terra, il piede rimane a terra, io vado col ginocchio più in avanti che posso, ma intanto lui non si solleva e ritorno, ok? Quindi il target principale è la caviglia, però andrò a produrre anche un allungamento sulla parte interna della gamba opposta, ok? 10 volte per lato. Siamo, vado. 1. Tallone rimane a terra, ritorno, ok? Mi raccomando. 2. Ritorno, tallone rimane a terra. 3. Se riesco ad andare avanti molto col ginocchio, senza il tallone si sollevi, ho una buona mobilità articolare della caviglia. 4. Diversamente mi limito alla mobilità che riesco a raggiungere senza sollevare il tallone. 5. Ok? Altrettanti. 5. 4. 3. Ancora 2. Scendi 5 volte col bacino, lasciando le braccia immobili, ok? Buono, rivolgo le palme delle mani al soffitto e vado, scivolo e 1 e 2 e 2 e ritorno ancora e 3 e ritorno e ancora 2 e ritorno un altro 1 ritorno, ok? Adesso manda le tue braccia all'indietro, lasciale e sali e scendi col bacino, spingi forte i talloni 1 e gli abbassa il bacino, braccia immobili 2 3 giù ancora 2 ok ancora 1 e giù ok perfetto ci siamo? Allora iniziamo a lavorare. Restiamo a terra e cominciamo a lavorare su prima core addominale e poi mobilità di nuovo articolare. Prendiamo al momento due esercizi, alterniamo one leg stretch con one leg circle, quindi
in quello che per quello riguarda l'aspetto del Pilates sono questo esercizio qua. E questo. Ok? Allora, facciamo 10 ripetizioni per ciascun esercizio. Il primo, 10 scambiando le gambe. Il secondo, 5 ripetizioni con una gamba e 5 con l'altra. Il leg circle, il movimento circolare della gamba, sarà sempre verso l'esterno. Ok? Allora, ci siamo. Sollevo le braccia al soffitto. Sollevo il capo. Accolgo temporaneamente il capo. Sollevo le gambe piegate. La mia zona lombare in posizione neutra. Ok? Come stendo, abbasso la gamba destra e spinando, prendo la sinistra. Uno. Scambio. Due. 3, contrae bene l'addome, 4, 5, ancora 5, 4, 3, 2, 1, giù le gambe, giù la testa, allargo un po' le braccia, stendo la gamba destra al soffitto, scivolo un po' a terra la gamba sinistra, ok? Contraendo il gluteo sinistro, giro con la gamba destra 5 volte all'esterno. 1, 2, ben distese le braccia. 3, 4, un altro. 5, piego la gamba, piego l'altra e scambio sulla sinistra, giù la destra. Gluteo destro si contrae quando la gamba gira. Vado. E uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Mi fermo, piego le gambe. Ok? Tutto da capo. Su. Su. 10 ripetizioni, one leg stretch, lombare neutra, via. 1, 2, 3, sollevando un po' le spalle, sento un po' gli addominali. 4, 5, rilassa il capo. 6, usa anche lo sguardo. 7, posizionato per non trasmettere. 8, troppa tensione sulla cervicale. Ancora 2. Ancora uno. Piego le gambe giù. Ok. Testa a terra, allargo le braccia. Ci siamo? Gamba destra su, gamba sinistra giù. Ok? E giro la gamba verso l'esterno, 5 volte. 1. Attivo bene la gamba di terra. 2. 3. 4. L'ultimo. 5, cambiamo, ok? Sulla gamba sinistra, la destra scende, 5 giri, via, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1, perfetto. Ok, buono. Allora, passiamo alla sezione successiva. Andiamo ai due a sedere, però per arrivare a sedere ci dobbiamo elevare. Allora usiamo un roll up classico che ci porterà a sedere 12 conti lento, senza fare movimenti bruschi. Se hai necessità, se hai bisogno, puoi portare il piede al martello quando sale. Ok? Buono. Allora, porto le braccia al soffitto, braccia tese. Sollevo il capo, abbasso appena le braccia, espiro, salgo su, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 4, e 3, e 2, e 1, e abbasso le braccia. Ok, perfetto, bene. Allora, prossima sequenza di mobilità, mettiamo insieme
Spine stretch forward, che facciamo quasi sempre per quello che riguarda la colonna e la porzione degli adduttori interni, degli adduttori brevi, ok? Spine stretch forward e poi mettiamo rocker, ok? Li abbiamo già fusi insieme qualche volta, adesso li vediamo in maniera un po' più specifica, un po' più slegati dal concetto di sequenza un po' più fluido, un po' più ricco che andremo a riprendere sabato mattina, ok? Allora, quindi spine stretch forward, cerca di separare bene le gambe, ok? Cerca di stare bene a sedere sugli dischi, quindi di non andare troppo all'indietro sul bacino. E cerca di mobilizzare bene la colonna, più avanti che puoi, e ritorno su, 4 volte. Ok? Vediamo dove riusciamo ad arrivare. Gradualità. Inspiro. Espiro dall'alto, comincio a srotolare la colonna, lentamente. Mi aiuto con le dita. E avanti. Mi fermo. E dal basso verso l'alto riposiziono la colonna su, una dopo l'altra, lentamente. Sono su. Ok? Perfetto. 3 ripetizioni ancora. Vai, dall'alto, giù, lentamente. Le mani possono aiutare a camminare con le dita, tipo ragnetto. Ritorno su lentamente. Se avessi una forte inibizione su questo distretto muscolare, piedi uniti, ok? E ritorno. Ancora due. Dall'alto, srotolo lentamente. Ritorno a ritroso, dal basso verso l'alto. Un altro, vai, giù. E ritorno su lentamente. Perfetto, ok. Allora, prendiamo questo come esercizio di stabilizzazione e forza statica, ok? L'open leg rocker, dove senza lanciarsi mi vai a stendere le gambe o tutte e due o una per volta, ok? Quindi rispettando una progressione che abbiamo spesso utilizzato in un contesto, come ripetevo prima, un pochino più fluido. Però oggi lo spezziamo intenzionalmente. Da questa posizione io ti chiederò, quindi guarda anche la mia visione del profilo, schiena dritta, ti chiederò di stendere o tutte e due le gambe, oppure prima una e poi l'altra. Cerchiamo di non perdere la linea della colonna, cerchiamo di non perdere la stabilizzazione, ok? Proviamoci. Allora, prima di stendere, una manciata di secondi statici, quindi sediamo bene sugli dischi, lo sguardo davanti, prendo le caviglie, ricorda sempre se la leva del braccio è corta, se le spalle tendono a buttarsi in avanti, ad anteporsi, metti le mani dietro, ok? E resto, cerco il punto di stabilità, bene? Allungo bene la colonna. 5, 4, 3, 2, 1 e abbasso. Ok? Da capo, fammene un altro e poi procediamo col movimento delle gambe. Pronti? Inclino, schiena dritta, abbasso le scapole, resto. Respiro, tengo l'addome. 5, 4, 3 e 2. E uno e giù, perfetto. Ok, ci siamo ragazzi. Allora, usiamo 4 ripetizioni in cui stendo tutte e due le gambe, oppure solo destra e sinistra, le riappoggio un attimo a terra, le riporto e stendo di nuovo. Ok, andiamo. Vado su, quindi o destra e sinistra insieme, o prima una e poi l'altra. Ci siamo? Resto. 3, 2, 1, piego, ok, buono. Allora, facciamone un altro, così almeno facciamo tutto pari, eh? Tutte e due le gambe, solo la sinistra, 3, quindi così, 2, 1, giù il piede, ok? Seconda ripetizione,
o tutte e due le gambe per due volte o solo destra e sinistra. Ok? Inclino, ricorda se non riesci a tenere le caviglie vai dietro con le mani, sollevo, o tutte e due le gambe, o destra e sinistra, ok? Ritorno, ok? Ora a sinistra se ne fai una sola, due, uno, e giù, appoggi i piedi a terra, bene? Terza. Concentrati bene, prendo le gambe, tiro verso di me, inclino, o solo destra o tutte e due. 3, 2, 1, ok, piego, o solo sinistra o tutte e due. 3, 2, 1 e giù. Ok, l'ultima. Ci siamo? Prendo le gambe di nuovo, caviglie o dietro le gambe, dietro le cosce. Vado. Su, tutte e due o solo a destra. Due. Uno. Giù. Ok, l'ultima, o tutte e due o solo a sinistra. Tre. Due. Uno. E giù. Molto bene, perfetto. Allora, parte successiva. Adesso torniamo a terra e come siamo venuti su, torniamo giù. Quindi abbiamo usato un roll up, chiaramente scendiamo un roll down. Abbiamo usato un roll up da 12 conti per salire, usiamone altrettanti per scendere, ok? 12 conti roll down, poi a terra andiamo di nuovo a coniugare forza e mobilità. Bene, allora, gambe parallele. Braccio davanti, inclino, 12 conti, via, 1, 2, 3, spalle basse, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, eccoci a terra, bene, allora, piego le gambe, allora, qual è il nostro obiettivo adesso? Lavorare con una versione di one leg stretch a gambe tese che abbiamo già fatto altre volte, sempre 10 ripetizioni, avremo più focus sugli addominali e siccome abbiamo lavorato sulle gambe ora allungandole un po', dovremo avere le gambe più disponibili all'allungamento, ok? Poi utilizziamo un esercizio di mobilità che altri non è che il bridge twist, ok? Anche questo già utilizzato. Quindi, cosa farai adesso a terra, ok? 10 single leg stretch, gambe tese, 8 shoulder bridge twist, ok? Per due volte. Quindi siamo a terra, sulle braccia, sul capo tra le mani, bene? Sollevo le gambe, se prima prendevo la gamba piegata, abbassando l'altro, la gamba che prendo è distesa. 10, pronti? 1, eccolo qua. Cambio, forte forte l'addome. 2, cercando di non oscillare. Scambio, 3, scambio, 4, 5, ok, ancora, 6, 7, 8, ancora 2, ancora 1, bene, giù piedi, giù la testa, pronti ragazzi? Shoulder bridge twist, vado su col bacino, braccio destro vado indietro, spingo forte col braccio, col piede destro vado tutto a sinistra, ritorno, cambio, dall'altra parte. Ritorno e 3 senza scendere col bacino, ok, e 4 altrettanti, dai, e 4 spingi forte, tieni sul bacino e 3 gli ultimi 2
due, buono, vai l'ultimo, e uno, al centro e giù, ok? Bene, allora, perfetto, rifacciamo tutto da capo, 10 ripetizioni, wide stretch con le gambe tese e lo shoulder bridge twist, 8 ripetizioni, mantenendo sempre il bacino in alto. Eccoci al lavoro, vai. Allora, schiena a terra, riporto sulle braccia, riporto sul capo, attorno il capo tra le mani, curva lombare neutra, sulle gambe, pronti? E vado. E 10. E 9. E 8. E 7. E 6. E 5. E 4, senti l'addome, e 3, rilassa il capo, mi raccomando, e 2, e 1, ottimo, bene, shoulder blade twist ragazzi, sempre senza abbassare il bacino, pronti, salgo, destra, e vado, spingo forte il piede destro, 8, ritorno senza scendere col bacino, 7, 6, 5, 4, 3, dai due ancora, 2, 1 e giù. Ok, perfetto. Tutto bene? Allora, perfetto, andiamo avanti. Allora, restando a terra, quello che ti chiedo adesso di fare è un movimento di forza attraverso l'uso delle gambe. Quindi un altro classico del Pilates, nella sua lettura un po' più rivista rispetto all'originale, che si chiama corkscrew. Quindi è un esercizio per gli addominali obliqui, dove a terra abbraccia un po' aperte, testa a terra, le gambe sono sollevate, piedi uniti, le gambe un po' piegate, faccio dei movimenti di avvitamento da una parte e dall'altra, ok? Quindi adesso scomponiamo di nuovo, ripartiamo dalla forza, che comprende anche un pochino di mobilità, e poi andiamo in direzione più marcata di nuovo sulla mobilità, ok? Che andremo a eseguire tornando a sedere. Quindi, due serie, 8 ripetizioni, corkscrew. Ogni volta che faccio un giro poi cambio la direzione. Ognuno di noi cerchi la massima ampiezza senza irrigidire le spalle, senza compensare o senza comunque stressare troppo il raccordo, la giunzione lombo-sacrale, ok? Quindi l'ampiezza subordinata al reale utilizzo massimo e in qualità degli addominali, il core addominale, centrale e laterale. Ok? Bene, allora, eccoci qua, braccia larghe, le gambe unite, ok? Le gambe sollevate, piedi uniti, non troppo stese, ogni volta cambio la direzione, via, uno, senti bene la risposta sugli addominali, cambio, fuori aria, due, cambio ancora, ogni volta cambio direzione, tre. Spalle ben aperte, usa bene l'addome. 4. Altrettante, vai. E 5. E 6. E ancora 2. E ancora 1. E mi fermo. Raccogli le ginocchia a torace con le mani, recupera un attimo, ok? E mi rifarai esattamente la stessa serie. La stessa serie. Sicuramente avrai una percezione migliore, una risposta migliore, avendo la più confidenza col tipo di movimento, ok? Andiamo di nuovo. Allargo le braccia, spalle rilassate, ma salde, testa a terra, unisco le gambe.
piegamenti sulle due gambe, le mantengo leggermente piegate sulle ginocchia e procedo, riparto, vado, e uno, cambio sempre direzione, e due, e tre, tieni bene il controllo sul movimento, e quattro, l'ampiezza dello stesso, gestiscila, e altrettanti, dai, e quattro, e tre, spalle aperte, fai gli ultimi due, due, e uno, e mi fermo, perfetto, ok, bene, allora, braccia indietro un attimo, su col bacino un attimo, resta su, resta, 5, 4, 3, 2, 1, e su lentamente, giù lentamente, bene, perfetto, allora, vogliamo salire con un roll up, sempre 12 conti, stendo le gambe, se ho bisogno piedi a martello, ok, prendila come potenziale variabile, come variante, ok, sulle braccia tese, sollevo il capo, abbasso un po' le braccia, fuori aria via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3 e 2 e 1 ed eccoci a sedere, ok, andiamo sulla parte successiva, ok? Allora, cosa mi vai a fare? Andiamo a eseguire una combo di esercizi, ok? Quindi andiamo a eseguire quello che è uno spine twist con mermaid, c'è una cosa un po' inconsueta, ok? Allora avremo bisogno magari di dilatare un po' i tempi e mantenere bene il controllo su ogni movimento. Allora, che cosa ti chiederò di fare? Andremo a ruotare in una direzione, guarda me cosa voglio che tu faccia, ok? Allora, spine twist può essere o gambe piegate o gambe separate, dipende un po' da questa, dalla variante, come risponde, ok, alla tua postura, ok? Se hai gambe troppo stese, senti chiusura, accorciamento, tieni le gambe piegate, dobbiamo avere la schiena in fisiologia lunga, perfettamente perpendicolare rispetto all'appoggio, ok? Quindi guarda le mie due varianti e poi procediamo. Quella semplice, riuniti, spine twist, ruoto, cambio, vado, questo, ritorno, richiudo, spine twist, ruoto, dietro, e giù, e ritorno. La variante a gambe stese è questa, ok? Vado, ritorno dall'altra parte, vado, ritorno. Allora ti do un'ulteriore variante, avrai forse fatto caso che si può cambiare posizione delle gambe con l'uso delle mani a terra o senza, ok? Non è un dettaglio da poco, ok? Alcuni di noi potrebbero aver bisogno, magari per una scarsa mobilità, di appoggiare le mani. Diversamente, se la mobilità e la coordinazione fossero abbastanza elevate, prova a fare tutto senza toccare terra, ok? Allora, proviamoci. Facciamo una prima serie da 6 ripetizioni, quindi una ripetizione è spine twist, cambio posizione, mermaid. Ritorno al centro, questo è uno, e ogni volta cambio. Ok? Buono. Allora, gambe chiuse o stese, ok? Posizione spine twist più o meno classica, braccia non troppo sollevate, spalle rilassate. Ci siamo, soffio via l'aria. Inspiro, ruoto, gluteo sta a terra, espiro, comincio a cambiare. Inspiro e mi fletto giù. Gambe si sono piegate a mermaid, vedi? Ritorno su. Vi posso continuare a aiutare con le mani oppure no, e ritorno sullo spine twist, ok? Adesso dall'altra parte, vado, inspiro, questo gluteo rimane a terra durante tutta l'esecuzione dello spine, comincio a cambiare,
e vado giù. E ritorno su. L'idea è quella di provare a mantenere il contatto a terra con le mani il meno possibile, ok? Proviamoci. Ancora, dai. Inspiro e espiro. Inspiro e espiro, ritorno sullo spine, ok? Di qua. Inspiro, appoggio a terra e espiro. Inspiro e espiro, ritorno. Visto che le mie mani si sono staccate subito. Non è detto che riesca a tutti. Le ultime due ripetizioni, dai. Ci siamo? Vado. Inspiro, questo gluteo non si stacca, rimane a terra più a lungo possibile. Espiro, qui comincio a sollevarlo e a cambiare la posizione delle gambe. Ritorno, inspiro. Espiro, ricollo tutto nella posizione dello spine twist. L'ultima. Vado. Inspiro, questo gluteo rimane a terra. Espiro, cambio la posizione delle gambe e vado. Inspiro e ritorno. Ok? Allora, un attimo di estensione delle anche nella portis. Così, ok? Posizionati tipo asana yoga, in cui braccia tese se ti è possibile, bacino disteso il più basso possibile. Se hai difficoltà sulle braccia tese, ovviamente vieni sulle braccia piegate. Ok? Stendi tutto anteriormente, la parte anteriore addominale fino alle anche. Resta lì un attimo e poi rifacciamo la serie. Ok? 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno su. Ok? Allora, dai, riproviamo. Esattamente come prima, 6 ripetizioni. Cerca di vedere fino a che punto puoi arrivare. Cerca se ti è possibile di mantenere il contatto con la mano a terra il meno possibile, ok? Se hai molta difficoltà, hai proprio bisogno di metterlo, ovviamente fallo, ok? Cerca di non creare compensazioni, irrigidimenti, ok? Cerca di non creare, come si dice in gergo tecnico, dei pattern, dei modelli, diciamo, alterati. Compensatori poi andrebbero a pregiudicare tutta l'esecuzione e andrebbero a creare quello che si chiama errore abituale. Io memorizzo l'errore, il movimento e me lo tiro dietro, poi levarsi diventa un po' più difficile. Ok? Quindi ancora una volta, piedi uniti o gambe separate, spine twist. Durante la durata dello spine, prima di passare al mermaid, tieni il gluteo opposto alla tua direzione a terra, ben piantato. Ok? Si va ragazzi, dai. Allora, spalle basse, colonna dritta dritta, soffio via l'aria, inspiro vado, espiro giù, inspiro sollevo, espiro ritorno, ok? A quest'altra parte, inspiro, glute a terra, espiro, comincio a cambiare la posizione delle gambe e vado, inspiro, espiro, come vedi io cerco di tenere le mani a terra, avere contatto, più breve possibile. Ancora, terza ripetizione, vai. Prendo l'aria, fuori aria. Prendo aria, fuori aria. Cambio. Inspiro, questo gluteo a terra, espiro. Inspiro, espiro. Ok? Le ultime due ripetizioni, vai. Inspiro, spine twist. Espiro, cambio su mermaid. Inspiro su, espiro, ritorno. Ok, ragazzi, l'ultimo. Inspiro, spine twist, questo gluteo a terra, non lo sollevare. Espiro, cambio su mermaid. Inspiro, ritorno. Espiro al centro. Perfetto. Ok, allora, andiamo verso la parte finale. Torniamo a terra e ancora una volta sfruttiamo la combo up and down. In 12 siamo saliti e in 12 scendiamo. Ok? Buono. Siamo pronti. Mettiamoci sul bordo del tappetino. Braccia, sollevo un po'. Inclino e fuori aria vado. E 1 e 2. Braccia immobili. 3 e 4
E5, E6, E7, E8, E4, E3, E2, E1. Perfetto. Bene, ok. Allora, vediamo se adesso riusciamo a eseguire un'altra doppietta, una combinazione di esercizi, sempre tutti classici della disciplina. Allora, proviamo con rollover, quindi la posizione di inversione dove andiamo all'indietro con le gambe, ok? Mi raccomando, se trovaste difficile questa skill, attenzione a non andare troppo all'indietro, attenzione alla cervicale, a eventuali rigidità articolari allocate sulle due curve secondarie, le due lordosi, cervicale e lombare. Supportiamo il bacino con le mani se necessario, ok? Se invece ho un range completo di movimento, lo sfrutto. Ok, quindi andremo a fare rollover, teaser, quindi una combinazione avanzata, ok? Te la faccio vedere, ti faccio vedere quella completa e ti do le riduzioni, ok? Allora, guarda bene. Rollover. Teaser. Quindi io faccio un movimento completo di inversione, ritorno su, progressivamente sollevo la gamba, le gambe, con gli addominali mi sollevo. Versione ridotta. Mi aiuto, ritorno giù, mi do una mano. Ok? Allora, l'importante è gestire bene i tempi relativamente a quella che è l'abilità e la disponibilità a interpretare questi movimenti che ciascuno di noi ha, senza fare niente di esplosivo e forzato, ok? Rollover, teaser, lo facciamo 4 volte, quindi una ripetizione è data dalla coniugazione di tutti e due gli esercizi, rollover e teaser, ok? Quindi una forte escursione di mobilità e flessibilità e una forte escursione di mobilità e forza, ok? Allora, vai, abbiamo rollover, abbiamo le gambe insieme. Le braccia a terra, rilasso bene il capo, bene? Ok, braccia sono attive, mani aperte sulle gambe, pronti? Mi aiuto con le mani, ma uso bene gli addominali, vado all'indietro fin dove riesco. Mi fermo, apro il pezzo, spalle, le gambe e giù una vertebra dopo l'altra, lentamente. Se ho bisogno, le mani dietro. Bene, piego le gambe, ok. Sulle braccia, stendo le gambe inclinando per terra, vengo su, scendo giù lentamente, piego le gambe, braccia a terra. Ok? Questo è uno, andiamo sul secondo, ne abbiamo quattro. Sulle gambe, rollover ancora, vai, due, dove riesce di male. Apro, piezo spalle, le gambe, giù lentamente, braccia salde, nuca salda a terra, sì? Vado. Bene, rilasso, unisco le gambe, le piego. Sulle braccia comincio a salire, stendo le gambe. Teaser. Addome tenere le gambe, scendo, piegato e giù. Ok ragazzi, siamo alla terza ripetizione. Se serve usa il supporto delle mani, ok? Vai, numero 3. Braccia, gambe, up and over, su e oltre. Apro, sei, giù, una vertebra dopo l'altra lentamente. Testa salda, chiudo, piego, su, rompi, scendo, piego, l'ultimo, giù, rompi, unisco, braccia, sulle gambe, up. E dopo. Apro. Giù le vertebre. Uno dopo l'altro. Salta le braccia. Testa salta a terra. Chiudo. Ok? Sulle braccia. Piego le gambe e poi le stendo. Su. E giù. E mi siedo. Ok? Bene. Allora. Perfetto. Allora, ragazzi, andiamo sull'ultima parte. Bene, allora adagiati un attimo sul fianco e poi vieni un attimo pancia a terra.
Allora, cosa mi fai adesso? Una trentina, quarantina di secondi di scarico, soprattutto sulla cervicale, ok? Perché in queste due skill, soprattutto nella prima ma anche nella seconda, benché non ci sia l'aspetto tattile del carico di peso, anche nella seconda nel teaser a volte la cervicale può andare sotto accumulo di stress. Allora, rilassiamoci un attimo, mi vai ad appoggiare la fronte sulle mani, ok? E in questa posizione respira, gonfia la pancia, ok? Una quarantina di secondi, ok? Inspiro dal naso e espiro dalla bocca, ok? Inspiro ed espiro, ok? Cerca di recuperare, di rilassare tutta la parte alta, ok? Qualora avessi accumulato tensione sulla cervicale, sulle spalle, cerca di scaricarla. Ok? Una trentina di secondi. Poi l'ultima skill e per stamani ci siamo. Prendo l'aria e poi la butto fuori. Ok? Hai sempre la fronte sulle mani, sei pancia a terra. Tutto si rilassa, sto solo respirando. Immagazzino aria, immagazzino nuova energia per l'ultima skill. Ok? Ancora due respirazioni e poi si va. Perfetto, ok. Allora, bene, ragazzi, cosa facciamo adesso per concludere? Mettiamo insieme mobilità e forza, come abbiamo fatto tutta la mattinata, con quella predilezione un po' di più nella direzione della mobilità. Allora, quello che ti chiedo di fare è mettere insieme Scorpion Twist, destra-sinistra, e Plank. Guardami un attimo. E lo facciamo insieme. Allora, Scorpio Twist già fatto altre volte e personalmente utilizzato anche in altri contesti come attivatore, questo movimento qua. Da una parte, vedi le gambe? Guardami, da una parte, cambio, dall'altra, plank. Guarda una misura di lato, da una parte, dall'altra, plank. Allora, Scorpion plank vale 1, ne facciamo 6 e poi ci siamo. Allora, una variante per il plank, per chi di voi avesse una buona forza. Invece di passare da braccia tese, ginocchia a terra e gambe tese, posso scegliere di passare direttamente in una soluzione unica da gambe tese quando sono a terra, puntando i piedi, a gambe tese quando sono su. Attenzione a non produrre alterazioni di schemi motori, magari un po' a ribasso. Se hai difficoltà a farlo, prima mentre stendo le braccia ho le ginocchia a terra e poi dopo stendo le ginocchia. Ok? Buono. 6 ripetizioni. 1, 2, plank, vale 1. Andiamo. Pronti ragazzi? Braccio destro, sinistro. Vado. E 1. Ritorno. Cambio. E 2. Pronti? Plank. Inspiro. Espiro. 3. 2. 1 e giù. Buono, si riparte, vai. E 1, apri bene. Cambio. E 2. Ok, pronti per il plank, mani sotto le spalle, stendo le braccia, ho le ginocchia a terra, oppure le gambe tese subito. 3, addome. 2, 1 e giù. Ok, terza ripetizione, scendo. Vado. E 1. E 2. Ok, pronti per il plank, mani sotto le spalle, ginocchia a terra o gambe tese. 3, 2, 1, giù. Vai, le altre 3, scendo. Pronti? Vai. E 1.
due. Pronti per il plank? Si stava bene? Inspiro, espiro. 2, 1, giù. Abbiamo gli ultimi due, dai, scendo. Apro, sistemo le braccia, vado, e 1. Cambio, e 2. Centro, sistemo, pronti? Inspiro, espiro. 3, 2, 1, giù, bene. Ragazzi, abbiamo l'ultimo, ci siamo? Vai. E inspiro, espiro, cambio, inspiro, espiro, pronti, posizione, su, 3, 2, 1, giù con le ginocchia, perfetto, bene, sali sulle ginocchia, sei sul tuo tappetino, abbiamo finito, prima di tornare in piedi, stendi la gamba destra al lato, allarga le braccia, piega il tronco, flette il tronco alla tua sinistra, appoggia la mano sinistra a terra, allunga tutto il fianco destro, tira bene il tuo braccio, come se qualcuno tirasse il tuo braccio. Sento tirare qua. 3, 2, 1, piego la gamba destra, movimento circolare, torno su, cambio dall'altra parte, ok? Sinistra, braccia, scendo. Mano destra a terra, tutto il mio lato sinistro si allunga, allunga bene, tieni il braccio come se qualcuno te lo stesse tirando, radicando bene il piede a terra. 3, 2, 1, piego la gamba, movimento circolare, ne facciamo ancora due, uno per lato, ok? Vado, allungo bene, 3, 2, 1, dall'altra parte. Pronti? Vado. Allungo. 3, 2, 1, giù. Bene. Ok. In piedi. Lentamente, procedo, salgo, 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 salgo. Allora, adesso resta in piedi. Ok? E chiudiamo, ok? La parte finale di defaticamento la dedichiamo a dei movimenti sulla cervicale, bene? Restando in piedi, intrecciando le dita dietro e tendendo le braccia, comincio dei piccoli movimenti del capo verso sinistra e verso destra, ok? Niente di brusco. Allora, guarda di lato, potrebbe essere utile avere il capo col mento un po' appena appena chiuso in avanti, quindi non troppo all'indietro, un po' il contrario, ok? E muovere da una parte e dall'altra, ok? Da una parte, dall'altra. Ancora due, ancora uno, mi fermo al centro, continuo a mantenere le dita intrecciate dietro e cambio, adesso il capo fa dei movimenti circolari. Respirando fluidamente, l'aria entra dal naso, esce dalla bocca, fluidi movimenti morbidi, lascia andare la testa, fermati, cambia direzione al movimento. Mi fermo, slaccio le dita. Allora, intreccio le dita, ma questa volta dietro la nuca, ok? Vado a congiungere quasi i gomiti e poi piego un attimo il mento in basso, ok? Quindi vado a creare una specie di trazione dietro, ok?
tempo. 3, 2, 1. Sollevo il capo, apro un po' i gomiti e lo rifaccio, richiudo, siamo in piedi, e mi intono sul collo, tutta la schiena è dritta, sto solo portando in trazione il mento verso il collo e sento stirare dietro tutti i gruppi estensori del capo, ok? Dedicata in specifico un po' di più con attenzione maggiore sulla mobilità articolare, quindi con diciamo i tempi e i ritmi molto più ridotti, ok? Ogni tanto contestualizzare nel Pilates questo tipo di lavoro non fa male, ok? Allora, per quello che riguarda oggi, vi ricordo gli appuntamenti delle 18 con Orazio, circuito, quindi strong, e alle 19 lezione Zoom, ok? Chin's Work con Fede. Quindi ricordatevi, da oggi abbiamo alcune lezioni, le lezioni di Les Mills su Zoom, ok? Per il quale poi avete il giorno stesso il link a quale connettervi. Quindi abbiamo un palinsesto sempre più ampio, sempre più, ok? Allora, noi ci vediamo con me, con Dona, ci vediamo giovedì, anzi scusate, venerdì alle 18 per un circuitone e anche sabato mattina alle 11. Per il Pilates, sabato prossimo Pilates molto più strong, ok? Lo rimandiamo un po' nella sua direzione un po' originale, aumentando il ritmo, le difficoltà e facendo salire l'asticella, ok? Che dite? Grazie ancora, spero che state bene, baci, ci vediamo, ciao ciao!